Secondo appuntamento con UM Radio oggi, lunedì 15 dicembre 2014. Analizziamo le partite che si sono giocate nel weekend. Tre partite per quanto riguarda la Serie A, due partite per quanto riguarda la Serie B, dove ovviamente non ha giocato nelle giornate di sabato e di domenica. Nella massima serie, la vecchia Guardia Nocciano è uscita sconfitta 1-2 contro lo Sporting Pescara, doppietta del bomber Cristian Cipollone, accorciato poi le distanze Mirko Cerasa. Il punteggio ha comunque premiato la formazione biancazzurra, dunque vecchio Guardia Nocciano Sporting Pescara 1-2. Ascoltiamo proprio le parole del match winner di giornata. Cristian Cipollone, attaccante dello Sporting Pescara, mattatore di questa settimana, doppietta importantissima in quel di Nocciano. Nonostante la vecchia Guardia Nocciano, squadra casalinga, ultimamente stia un po' stentando in casa, prendere punti, o meglio, come avete fatto voi, bottino pieno su quel campo è sempre difficile. Beh sì, diciamo che è una squadra di paese, una squadra forte, sicuramente organizzata, che teneva soprattutto il risultato. Siamo stati bravi, anche fortunati a strappare questo risultato. Il tuo avvento nel mondo WISP, tu diciamo che sei un volto nuovo per questo panorama, così come il Mister Coppa che dopo diciamo le prime battute di rodaggio sta iniziando a dare una quadratura alla formazione biancazzurra, lo Sporting che almeno nell'ambito WISP ha comunque delle credenziali importanti. Qual è il tuo bilancio di queste prime diciamo partite con questa maglia? Innanzitutto tengo a precisare che la squadra è una squadra di ragazzi molto uniti che tengono, diciamo, hanno uno spirito di appartenenza veramente importante e mi ha un sacco impressionato. Per quanto riguarda Mister Coppa, vabbè, che dire, è una vecchia volpe del calcio e quindi è una garanzia soprattutto in termini di professionalità e diciamo, conoscenza appunto al di là delle Professionalità presentazioni, diciamo. che il mister soprattutto esibisce quando si tratta di fare pronostici, perché è stato ospite di 80° minuto qualche settimana fa, prima della partita contro l'Ecogas Pescara United. Diciamo che vi siete messi alle spalle diversi scontri diretti, diverse partite complicate, uscendone tuttavia indenni, perché finora una sola sconfitta contro il Qualpi Soccer nelle prime giornate. Vi resta adesso la sfida contro il River United per congedarvi dal 2014 e poi dopo alla ripresa per chiudere il girone di andata ci sono Villa del Fuoco e Pescara Smile. Bisognerà attendere la fine del girone di andata per iniziare a stilare i primi bilanci, oppure lo Sporting per i primi 4 posti, se non oltre, c'è? Allora, io devo essere onesto, non conosco bene tutte le squadre del campionato in quanto ho avuto modo di giocare solo qualche partita, però insomma, vedendo un pochettino quello che è il livello, vedo un campionato abbastanza bilanciato dove comunque la differenza fa, diciamo, qualche particolare. In questo caso abbiamo la fortuna di avere un allenatore che è molto meticoloso in ogni situazione, quindi sono convinto che comunque questa squadra possa sicuramente ambire a qualcosa di simpatico e non vado oltre. Va bene, ti ringraziamo e ovviamente complimenti per la doppietta di questa Grazie settimana. a voi, grazie mille. Altre due partite si sono giocate nella massima serie: Villa del Fuoco, quelli della notte, 3-1, punteggio a sorpresa con una doppietta del bomber marrone, il sigillo finale di Mosca, il momentaneo 2-1 messo a segno da Ricci su calcio di rigore. Tante le assenze nella formazione di quelli della notte, non è però un alibi. Quella notte io sono andato personalmente a vedere la partita, a filmarla, poi le immagini saranno disponibili nella puntata settimanale di 80° minuto. Quelli della notte ha giocato non solo il solito quarto d'ora di attesa, di cortesia, proprio come faceva il Real Madrid dei fenomeni, ma addirittura ha iniziato a giocare quando ormai il punteggio era sul 2-0. Ha provato e ha cercato, anche forse andando molto vicino alla rimonta, ma la Villa del Fuoco è stata brava a tenere testa a questa formazione, a portare a casa la vittoria. Come ha detto Daniele Sigismondi nell'articolo che abbiamo anche pubblicato su Wisp Magazine, è bene chiarire che è stata la Villa del Fuoco ad aver vinto e non quelli della notte ad aver perso. Sicuramente abbiamo con noi Vincenzo Maselli, presidente della Wisp Calcio Pescara, nostro consueto opinionista. Quelli della notte ha perso una gran bella occasione per arrivare al Natale come dire, con un vantaggio corposo. Secondo me più che quelli della notte, l'occasione l'ha persa la Qualpi Soccer che in contemporanea ha perso 1-0 a San Marco con Rozero Cile. Era nell'aria da qualche settimana, quelli della notte si presentavano in formazioni abbastanza rimaneggiate, gli è andata bene la settimana scorsa con lo Sporting.
ieri giustamente sono usciti sconfitti. Le assenze secondo me non sono un attenuante ma sono un aggravante, perché significa comunque un'organizzazione interna che evidentemente non è efficacissima. Comunque rimangono lo stesso i favoriti, vedremo un attimino innanzitutto se stasera ne approfitterà la Pescara Smiley, che è quella che gli sta più vicina, per poter ridurre le distanze. Già l'hanno fatto lo Sporting e la Villa del Fuoco, che però per il momento, almeno per il primo posto, sono un po' indietro. Non possiamo considerare un campanello d'allarme, perché quelli della notte sappiamo, il sabato ha questi, di queste vicissitudini. Comunque sicuramente si arriva al Natale con una, salvo sorprese stasera, con una classifica molto compatta che diciamo dà la possibilità a più ampio numero di squadre di poter lottare per il primo posto. Ma però dato merito a Villa del Fuoco, che da ormai è da agosto che diciamo in piena rivoluzione, si è indebolita, ha perso tanti elementi. A Villa del Fuoco però ogni anno rivoluziona, cambia tanti giocatori, anche possiamo dire la fortuna o forse magari il merito, vediamo un po' dove sta la verità, dove pesca ogni stagione innesta quei 4-5 elementi che poi in mezzo al campo fanno la differenza. Lo scorso anno ha perso vari giocatori, quest'anno nonostante i tre infortuni, infortunati eccellenti che sono Pallotta, Scipioni e il centravanti rumeno Enache, che tra l'altro aveva risolto la partita con la zero stile, una gara che la Villa del Fuoco tutto avrebbe meritato fuorché vincere, invece alla fine ha messo in cascina 3 punti. Altri giocatori però tipo Marrone, lo stesso Mosca, Venditti, Panella sono già a 4 elementi, che in una scacchiera di 11 persone diventa importante. Allora bisogna dare un plauso a Franco Gianandrea, al presidente della Villa del Fuoco, che ogni anno riesce a riciclare la squadra. Il dire sono più debole dell'anno scorso a questo punto non ha più valore, nel senso che indubbiamente a inizio stagione hanno perso 3 elementi importanti, fra i quali Amadio, che continua a segnare con una facilità incredibile anche in prima categoria e sta trascinando la Montesilvano Colli a un'eventuale promozione in promozione. Però nonostante questo, bravo Franco Gianandrea e i suoi allenatori Roberto D'Amico e Maurizio Cavaroli, che hanno saputo trovare delle alternative valide. Ripeto, hanno un gruppo ben solido, la vecchia guardia sta vivendo una seconda giovinezza e vi dirò che il fatto di aver vinto questa settimana è un segnale forte al campionato. Anche la Villa del Fuoco c'è, onore al merito. Avevamo anticipato la sconfitta pesante del Qualpi Soccer, o per meglio dire la vittoria della Zero Stile, importantissima, 1-0 proprio sulla formazione che gioca a Bucchianico, ma il presidente Bernava ci tiene a dire che è la formazione teatina e non di Bucchianico, nonostante militi in questa formazione anche l'allenatore del Bucchianico Calcio, Valeriano Dorazio, che tanto era assente sabato. Appunto, parlando di assenze, il Qualpi Soccer avevamo decantato finora la continuità di rendimento, è arrivato uno stop inatteso, come detto, soprattutto in virtù del passo falso importante di quelli della notte. Il Qualpi Soccer si è perso una gran bella occasione, come detto però anche per la Villa del Fuoco, va dato il merito alla Zero Stile, che nelle ultime partite ha inanellato tra l'altro il sesto o settimo risultato utile e consecutivo. Non può essere soltanto frutto del caso, perché come detto appunto sono tanti risultati, addirittura sì, è il settimo risultato utile consecutivo con ben 4 vittorie. Insomma, il mister D'Aurelio, dopo un inizio un po' in sordina, inizia a raccogliere i frutti. Allora, dato a Cesare quello che è di Cesare, ovvero il merito alla Zero Stile, che io ho assistito alla partita e ha ampiamente meritato la vittoria. Il problema è che la Qualpi Soccer, così come succede anche quella notte e sabato, spesso e volentieri si presenta con formazioni molto rimaneggiate, erano solo 12 elementi e per una squadra che punta a vincere un campionato questo è un tallone di Achille notevole. Ho parlato con Sergio Bernava, il presidente, nell'intervallo, palesandogli il fatto che all'intervallo quella notte perdevano 1-0. E lui mi ha detto: guarda, io sarei già contento di pareggiare oggi, perché per me sarebbe un punto d'oro. Purtroppo così non è stato, evidentemente lui sapeva bene la pesantezza delle assenze, però anche in questo caso non è una scusante. Per poter competere, per vincere un campionato lungo 30 giornate,
è fondamentale avere anche un organico all'altezza, non solo l'11 base. Sono importanti anche le riserve che siano di quantità e di qualità. Questo per chi lotta per vincere il campionato. Quindi niente di nuovo sotto il sole. C'è possibilità appunto del recupero delle squadre che sono partite male. Per quanto riguarda la Zero Stile, onore al merito a Luca, che sta portando, ha dato un impresso, una bella svolta alla squadra. Probabilmente il problema della Zero Stile è stato che all'inizio erano partite con troppe aspettative. Si sentiva parlare di vittoria del campionato, roba del genere. Magari l'organico non è ancora all'altezza per competere a vincere il campionato. Ma sicuramente era falsa la classifica delle prime giornate, che addirittura a un certo punto l'ha vista all'ultimo posto, è cosa assurda. E quindi diciamo sta risalendo delle posizioni e sicuramente potrà lottare per un posto in Coppa UEFA, se non addirittura, se continua a dare seguito a questi risultati, anche per un posto utile nella fase regionale. Coppa UEFA, Coppa Coppa Abruzzo. UEFA intendo Coppa Abruzzo, è chiaro. Oggi, dicevamo appunto, lunedì 15 dicembre, ci sono altre partite che completano il quadro della dodicesima giornata del massimo campionato. Pescara Smile Wonder Pro Cutus è, diciamo, la sfida con un pronostico che si può certamente azzardare. Pescara Smile potenzialmente prima in vetta assieme a quelli della notte, vincendo ovviamente stasera. Wonder Pro Cutus farà il nido di coda, ma come spesso sappiamo, nel mondo del calcio, le sorprese, soprattutto quando c'è il testacoda, non lesinano mai ad arrivare. Altre partite, due scontri salvezza, quello tra River United e Amatori Foro, così come la sfida tra La Zona e Dolphins. Pescara United che è chiamato all'arduo compito in casa contro un Andrea Fortunato che ha inanellato tre vittorie consecutive grazie alla cura Zaffiri. Chiude il quadro la sfida tra Pretaro City e Amatori Ripetatina, Ripetatina che ha inanellato nel trittico di partite dove doveva centrare la consacrazione. Ha dimostrato che il salto di qualità non è stato ancora compiuto. Pretaro City, che invece è chiamato al banco di prova perché affronterà nel giro di qualche settimana, affronterà anche a cavallo proprio del Natale, Ripa, Quelli della Notte e Coalpi, e lì si vedrà la vera forza della formazione di Cosimo Greco. Dunque, questo è il quadro della massima serie. Poi avremo modo di parlare ovviamente quando le gare si saranno giocate. Nel weekend si è però giocato anche il campionato di Serie B, dove la Prosacco è uscita sconfitta 2-0 contro la Pentagono Pescara. Una vittoria, quella della formazione allenata da Lorenzo Pincelli, decisamente importante. Ascoltiamo proprio le parole del mister della formazione, Vicepagatti. Lorenzo Pincelli, mister di una Pentagono che momentaneamente torna al comando, forte di questa vittoria maturata appunto questo pomeriggio contro la Prosacco, 2-0 con reti di Pasta e De Melis. Avete saputo soffrire nel primo tempo, addirittura avete sciupato anche un rigore con il vostro portiere, un po' di sfortuna. Secondo tempo siete stati cinici e spietati, 1-2 terrificante, poi avete gestito vittoria meritata. L'analisi è perfetta. Io posso aggiungere solo che è stata una grande prestazione da parte della squadra. Eravamo anche rimaneggiati. Alla fine, due o tre ragazzi erano con i crampi e non avevo più cambi da fare. Però hanno dato l'anima in mezzo al campo, hanno dato il 110%. E quando si gioca di squadra così compatti, si fa la differenza in ogni categoria. Spirito di squadra e cinismo, come detto in precedenza, tante defezioni, però almeno personalmente posso segnalare un recupero importante perché Donatangelo oggi non è andato in gol, ma ha dimostrato che davanti è sempre meglio averlo che non farne a meno. Diciamo che i nostri ragazzi sono tutti importanti e quando giocano con voglia, abnegazione, sacrificio, ognuno di loro è determinante, ma ripeto, per me è fondamentale tutta la squadra. Quando si aiutano, giocano insieme, si muovono tutti insieme, i risultati arrivano. Grazie e complimenti. Prosacco che dunque è uscita sconfitta, Pincelli che esalta lo spirito di gruppo della squadra dicendo che quando si gioca così, tutti uniti, ci sacrifica per il compagno, si vince in qualunque categoria. Non possiamo fare altro che fare complimenti e dare ragione a questa tesi. La Prosacco invece un po' dal doppio volto, primo tempo sembrava che potesse chiudere la partita nel migliore dei modi, addirittura poi anche un rigore sbagliato dalla Pentagono nell'unica occasione creata nella prima frazione. Poi nel secondo tempo si è spenta la luce, due errori grossolani, 2-0, o meglio 0-2, e poi nient'altro.
gli errori grossolani sono stati più di due, perché al rientro dagli spogliatoi praticamente la squadra è rimasta negli spogliatoi, non è rientrata fisicamente ma mentalmente non c'era. Ci sono state delle problematiche interne, i panni sporchi si lavano in casa, che risolveremo durante la settimana. Mi riprometto come presidente di passare dalle parole ai fatti. Vedremo in settimana cosa fare. Indubbiamente siamo tornati sulla terra. Peccato, perché il primo tempo era stato, l'approccio era stato quello giusto, abbiamo giocato solo ed esclusivamente noi. Abbiamo fallito, come spesso ci capita, numerosissime occasioni. È chiaro che alla lunga questo si paga. Dopo il secondo tempo non abbiamo avuto la forza. Probabilmente questa squadra, ultimamente abbiamo perso purtroppo diversi elementi da lungo tempo assenti per infortuni, ha bisogno di qualche rinforzo. Soprattutto i giovani debbono crescere mentalmente. Su quelli vecchi del gruppo so benissimo che dal punto di vista fisico possono dare meno degli altri. Dai giovani mi aspetto di più, ma per il momento non da tutti ho ricevuto la risposta che mi aspettavo. Devo prenderne atto, vedremo in settimana di fare qualche cosa. Anche noi ricorreremo probabilmente alla campagna di gennaio, così come succede nelle squadre professionistiche. Vedremo cosa si può prendere e cosa si può trovare. È ovvio che qualcosa dobbiamo fare, perché ho l'impressione che sabato negli spogliatoi si è rotto qualcosa, e io come presidente ho il dovere di dover prendere dei provvedimenti. Niente, bravi quelli del Pentagono Pescara, perché hanno approfittato nel secondo tempo delle nostre assenze e hanno dimostrato di essere un buon gruppo, li avevo già visti. Devo dire che ormai ho quasi visto tutte le squadre, mancano solo tre giornate di scontro, ci abbiamo il Montesilvano, il Pescara Colli la settimana prossima, dopo ci abbiamo Chiola e Pescara Sud però la conosco. Finito quasi il girone d'andata si possono trarre i primi spunti, non ci sono squadre imbattibili nella Serie B quest'anno, però il campionato è molto equilibrato, si possono perdere e lo hanno dimostrato i risultati, si può perdere anche con l'ultima in classifica e quindi essendo così equilibrato c'è possibilità di recuperi. Per il momento nessuna squadra si è staccata. Indubbiamente per quanto riguarda la Prosacco, 5 scontri diretti, 3 pareggi e 2 sconfitte, e cosa più grave, in una sola partita abbiamo segnato un gol, c'è qualcosa da rivedere. Io spero che il gruppo della squadra capisca che c'è bisogno di maggior concentrazione in campo. Ho l'impressione che stiamo sottovalutando questo campionato, non è che perché siamo retrocessi dalla Serie A per potere divino possiamo ambire a vincere il campionato, non è così. Chi invece sembra non sottovalutarlo è il Pescara Sud, che domenica mattina, nell'unica gara in programma della Wisp Lega Calcio Pescara, ha portato a casa i 3 punti con una prestazione non brillante ma tutto sommato convincente, imponendosi con un netto 0-3 sull'AS di Adriatica in una sorta di derby. Ascoltiamo il resoconto del nostro inviato Marco Maselli. Allora Marco, la partita Adriatica Pescara Sud 3-0, il finale, in pochi sarebbero aspettati un punteggio simile. Pescara Sud che ha colpito con Iasiello il primo tempo, poi hanno segnato Tucci e D'Arcangelo, o meglio è Pellegrino d'Avanzo, scusate, nella ripresa. In pochi, come dicevo, si sarebbero aspettati questa prestazione. Di certo il Pescara Sud ha lanciato un segnale importante a tutte le pretendenti alla promozione del massimo campionato. Sì, una vittoria secca del Pescara Sud che ha legittimato il successo con una buona prestazione, magari non in termini qualitativi, però sono riusciti a finalizzare nel migliore dei modi le poche occasioni create, poi riuscendosi a difendere con ordine grazie soprattutto a Sissé, che è riuscito a neutralizzare le avanzate di Sarmiento e Schiazza, che purtroppo per l'Adriatica in questa partita non sono riusciti a rendersi pericolosi. Il Pescara Sud gode di una spina dorsale sicuramente di tutto rispetto, perché abbiamo immaginato Sissé in difesa, Iasiello a centrocampo, davanti Tucci che ha realizzato una vera e propria perla con la Rabona, che ha dato poi appunto ha fruttato il gol del momentaneo 2-0, ma soprattutto si nota come la squadra di Rocco Palumbo abbia tutti interpreti che sanno quello che devono fare, prendendo coscienza dei propri limiti. Insomma, è un Pescara Sud che probabilmente con questo spirito avrebbe anche ben figurato nella massima serie.
Pescara Sud è una squadra molto ordinata, ho visto soprattutto nella partita contro l'Adriatica, giocatori che con diligenza riuscivano a svolgere il loro compito. Come hai nominato tu, Sistè è un baluardo difensivo che spicca sicuramente nella retroguardia, poi Asiello è sempre un elemento che fa valere la sua esperienza, poi dimostra anche un feeling con il gol, infatti è stato lui a sbloccare il punteggio. E poi Tucci è un valore aggiunto all'interno di una squadra già molto, molto forte. Poi con quel gol realizzato con anche un po' di incoscienza ha dimostrato tutte le sue doti tecniche. Sicuramente è una squadra che lotterà per il primato fino al termine del campionato e sta dimostrando di essere una compagine che per molti anni ha militato nel campionato di Serie A, quindi ha sicuramente un valore in più. Sì, Pescara Sud ha diciamo consacrato le proprie ambizioni, un netto passo indietro per l'Adriatica, seconda sconfitta consecutiva, sembra davvero che, come detto, la consacrazione sia ancora lontana per i ragazzi di Jacovozzi. Da parte dell'Adriatica mi aspettavo un atteggiamento un po' più aggressivo, sempre calcisticamente parlando, perché si trattava di un derby, quindi un approccio alla gara totalmente differente. Invece gli interpreti sono stati molto timidi, non sono riusciti a organizzare manovre palla a terra e purtroppo la giornata magari un po' negativa del bomber Schiazza ha condizionato tutto il reparto offensivo. Grazie Marco, alla prossima. Grazie a voi. Vista dunque l'ultima partita del weekend, Pescara Sud che, come detto, si sta imponendo davvero con ottimi risultati in questo campionato, supera anche la Prosacco in classifica che scivola fuori dal salotto buono, dai primi tre posti che poi aprono le porte della promozione diretta nel massimo campionato. Tante altre partite in programma questa sera per chiudere appunto anche qui il dodicesimo turno della cadetteria. Atletico Villanova Montenegro, poi c'è Lancillotto Pescara Colli, questa è una partita da tenere sicuramente in considerazione in ottica promozione, due outsider che puntano a entrare almeno per il momento nella zona playoff, quindi nei primi sette posti, dal quarto al settimo posto. Real Teate Piccianello, altra partita importante, quel Piccianello che però quando gioca in trasferta ha sempre regalato prestazioni ben al di sotto delle attese. Testa coda quello tra Cralangerini e Ortona City che vincendo riconquisterebbe la retta, attualmente in possesso della Pentagono Pescara. Pinna Red Devils inizia a essere davvero anche qui una partita sicuramente interessante, con il Pinna che in casa farà valere proprio il fattore campo. Chiude il quadro la sfida tra Meccanica Industriale Spartak e Giacomo Chiola. La Chiola un po' una mina vagante, lo Spartak sta invece registrando sensibili miglioramenti nel corso appunto del campionato, con innesti mirati da parte del patron Stefano Esposito. Tutte partite che poi analizzeremo ovviamente nel prossimo appuntamento. Nell'over 40 invece tre gare si sono giocate venerdì sera: Pescara Sud Pretano City 1-4, Prosacco New Door 1-5, Real Santa Fe Real Teate 1-1. Domani invece si giocheranno Dea Calcio CTV e Real Pescara Wonder Pro Cutus, che chiuderanno il quadro del girone A. Nel girone B invece sono ancora da giocare diverse numerose partite, appunto proprio si giocheranno nella giornata odierna, in serata ci saranno questi incontri, così come che appunto completeranno il quadro della giornata numero 10. Amatori Foro, Pescara Istel, Pescara 2000, Vanity Caffè, Lulibea Caffè, Bar Vima, Pizzeria Mia, Real Colonnetta, New Avenue Bar. Martedì invece ci sarà l'ultimo incontro del girone B, quello tra Castellammare 95 e Atletico Conad del presidente Alberto Lupo. È tutto dunque per questa seconda puntata di UM Radio, ringraziamo voi per l'ascolto e il presidente della Wisp Calcio Pescara Vincenzo Maselli per il cordiale contributo. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento.